Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Forza Horizon 5. Pronti per proseguire la nostra avventura qui in Messico. Avevamo visto una prima intro con l'arrivo per l'appunto del nostro Ughino barra Ale. Può andare bene anche Ale, poi si può modificare naturalmente. Però Ughino ce l'abbiamo qui sulla targa. Siamo pronti con la nostra Corvette. Al momento abbiamo 3 auto che ci ha dato all'inizio. Ci sta, da vincitori del festival inglese. Siamo pronti per le primissime gare. Nuovi contenuti disponibili. Ok, siamo nelle fasi iniziali. Allora, casco spaziale, tuta spaziale, fanteria, no, miglioriamo. Ok, poi li andremo a vedere. I tuoi premi fedeltà di Forza, perché Forza Horizon 4, Motorsport 7, Horizon 3, Motorsport 6, Horizon 2 e Forza Horizon. Quindi per ogni capitolo che abbiamo giocato, tutti praticamente, ci ha dato una Viper, una Lamborghini Huracan, la Ford GT, Lamborghini Centenario, Porsche GT2 RS, McLaren Senna. Queste sono sostanzialmente, se vi ricordate, tutte le auto, tra virgolette, copertina di questi titoli. Forza Horizon c'era la Dodge Viper, Forza Horizon 2, ogni capitolo ha, diciamo, la sua autocopertina. Di Forza Horizon 5 è la Mercedes, la MG1, che abbiamo già provato. Quindi diciamo che abbiamo già un discreto numero di auto disponibili. Le tue nuove auto sono state aggiunte al garage. Bene, ottieni un bonus casa produttrice, vabbè, forse con le auto regalate. Ho segnato già una gara, però a questo punto andiamo a dare un'occhiatina direttamente. Allora, prima di mettere occhio a tutto, andiamo a vedere questa qui che ci aveva reso molto. There are some gaps in your collection though. You should do something about that. Ah, tutte le auto che hai posseduto. Hai ottenuto altre 11 auto. Edizione Force. Oddio, aspetta, in che senso? Ma avete regalato pure queste? Non lo so, perché come detto, la versione deluxe, poi tutti li ho giocati i giochi della serie Forza, e di solito ti dà sempre bonus per aver giocato altri capitoli della serie Forza. Quindi questo dobbiamo anche vedere. Però abbiamo un po' di robetta. Qua dobbiamo capire. Allora, premi ricompensa, ok, comune pacchetto di benvenuto. Allora, intanto clicchiamo, 2 giri della ruota della fortuna, attenzione, ottieni ancora un MG per sbloccare il premio, va bene, vediamo. Allora, questo appunto è il nostro album della collezione per quanto riguarda le auto, quindi dobbiamo vedere effettivamente se abbiamo quelle auto lì. Audi ce ne sono parecchie da collezionare. Diamo un'occhiatina. Una BMW. Beh, che in linea teorica non ci aveva detto della BMW. Questa qui ce l'abbiamo. Pure questa qui, la Charger RT. Molto tamarra in versione estremamente aggressiva. Le Ferrari, stiamo freschi a prendere Ford. La Ford Puma, giusto? Sì. E ad esempio Ford Puma e Dodge, noi in linea teorica non ci sono tutte, credo, non so se sono proprio tutte le auto del gioco. Le tue nuove auto sono state aggiunte al garage. Ok, Porsche, Lamborghini Centenario, Huracan. Ok, queste dovrebbe avercele inserite. Quindi qualora io andassi a cambiare auto, queste sono quelle che abbiamo. Ah no, ce le ha date quelle lì che abbiamo visto. Quindi questo al momento è il nostro parco auto. Ci siamo presentati con 3, ma non è vero. Perdiamo anche un po' di tempo a vedere queste cose, le auto che abbiamo, perché signori, ci sta. È una cosa discretamente infognante, almeno per quanto mi riguarda, quella del parco auto, andarle a spippolare, andarle a vedere. Beh, siamo, diciamo, già abbastanza attrezzati. Insomma, già partire con un parco auto del genere, ma non è che le rifiuterei, tutt'altro. Dopodiché, il mio Horizon, qui abbiamo un centro messaggi che andiamo a vedere. Vediamo un po' di notifiche varie ed eventuali regali, giri della super ruota della fortuna. Ok, per dire, che fa? Non la provi subito? Abbiamo preso una bella Ferrarina, signori, e quella valeva una manicata. Beh, però... dovrebbe essere la Ferrari California originale. E bellissima, tra parentesi. E ci siamo risparmiati una manicata di soldi anche con quell'acquisto.
Dodge Durango, scarpe da ginnastica e $45,000. Va bene, ci può stare. Ritiriamo i nostri premi. E ruote della fortuna. Allora, andiamo a vedere perché ne abbiamo anche due classiche. Si parte subito. Poi, ragazzi, ne accumuleremo... Faremo come le altre volte, ne accumuliamo e poi magari in una puntata dedichiamo la prima parte con le ruote della fortuna. Però siamo tornati con un po' di Wespin. Vabbè, soldi, non si butta via niente. Auto, collezione di auto in linea teorica. Adesso ci ha aggiunto appunto queste qui che ci ha sbloccato. Ci ha aggiunto anche la Ferrari California, Corvette, l'Huracan, la McLaren Senna. Che spettacolo. Niente, io signori, come detto, mi sono fermato un attimino qua prima di partire perché pacchetti auto, questo è della Deluxe, signori. Quindi vi faccio vedere un pochino. Allora, come funziona questo pacchetto? Aggiunto include 8 nuove auto, formula, drift da collezione, guidare e personalizzare. Ok, 8 auto disponibili, questo già ce l'abbiamo. Visualizzo tutti i pacchetti di auto, in realtà abbiamo anche questo. Ah, questo già ce l'ha dato però. 5 auto disponibili, quelle lì sono... Ah, ecco perché, ok, della Deluxe Edition. Queste ce le ha già date. Quelle da Drift non ho capito se deve ancora sbloccarcele, ma sta di fatto che poi andremo a dare un'occhiata, saranno quelle Unigan. Vabbè, signori, io ho selezionato la primissima gara qui disponibile nelle vicinanze. A questo punto abbiamo anche diverse auto da provicchiare per poter... No, la ruota della fortuna, allora adesso ne accumuliamo un altro pochino. Oggi qualcuna già l'abbiamo fatta. Andiamo a vedere se utilizzare eventualmente la Corvette o magari anche qualche altra auto. Io inizialmente, ragazzi, per questi video andrò a lasciarvi anche probabilmente gli spostamenti, perché giustamente sono le prime fasi del festival, quindi mi piacerebbe farvi vedere anche un pochino quello che è il Messico. Poi giustamente dopo un bel po' di ore di gioco ci... che le trasportiamo, diciamo, nelle zone delle varie gare. Però all'inizio, guarda, io al momento parteciperei a questo evento giocatore singolo. Festival Horizon in Messico presenta circuito Horizon Messico. Vai, siamo pronti, possiamo andare a scegliere la nostra auto a questo punto. Visto che questa qui l'abbiamo già... Queste sono quelle consigliate, tra l'altro. Ma, naturalmente, possiamo andare ad utilizzare anche le altre. Magari possiamo scegliere una di quelle consigliate. La Corvette l'abbiamo già utilizzata della stessa categoria della Corvette, cioè S1. Fa parte la Lamborghini Centenario e la Huracan. Partiamo con la Huracan. Mi piacerebbe, comunque, provare un pochino tutte le auto che abbiamo. Non so se riusciremo a farlo, perché, insomma... non sono per niente poche quelle da sbloccare, però almeno quelle che abbiamo, se riusciamo ad intervallarle da gara a gara, si può fare. Per quanto riguarda la difficoltà, come detto, per il momento andrei a lasciare difficile in linea generale. Questo è per l'assistenza alla guida. Poi naturalmente possiamo andare ad aumentare la difficoltà degli avversari, dei drivatar, e anche qui metterei superiore alla media. Quindi a livello di gameplay abbiamo messo difficile, a livello di intelligenza artificiale superiore alla media. Vediamo un pochino come ci troviamo, poi dipenderà naturalmente anche da auto a auto, da gara a gara. Ci saranno sicuramente gare un po' più easy e gare belle ostiche. Vai con la Huracan. Andiamo a dare un'occhiatina anche agli interni. Attenzione, un po' di sportellatine che ci stanno. Allora, la Huracan gialla ci sta, ma verde acido ci sta meglio. Verde acido ci sta meglio. Ecco, il giallo, anzi, la Gallardo, forse ci starebbe meglio l'arancione. Gallardo arancione, anche la Murcielago ci stava bene, il questo giallo qui. Attenzione, andiamo a fare una curva stretta contro una GTR, sportellatina di finezza. Sono tre giri per questa primissima gara d'esordio per il nostro Ughino. Vera e propria gara d'esordio, diciamo, le altre sono state un po' di introduzione. Naturalmente, ragazzi, come sempre vi ricordo di lasciare like e condividere questi video per supportare il canale. Insomma, ragazzi,
un like ed un commentino a voi non costa niente, però vi fa vedere se siete partecipi o meno, quindi come detto non vi costa niente, lasciate un like, commentino per farmi sapere anche la vostra, e si va via con Sportiveggianza, con Ughino, con la sua targa. Tra l'altro adesso, per dire, come detto, a parte indipendentemente dalla qualità che poi su YouTube è nettamente più bassa di quella giocata che vedo io a schermo, però anche i dettagli delle auto stanno fatti molto bene. Io adesso sto vedendo con i riflessi gli scarichi, perché mi sono soffermato a vedere la targa Ughino e ho visto lì gli scarichi, e tanta tanta roba, signori. Il dettaglio è veramente notevole. Bello 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 bello. Sicuramente ci infogneremo a bestia, non c'è ombra di dubbio su questo. Sicuramente spenderemo anche un sacco di soldi dal carrozziere, ma fortunatamente non paghiamo noi. E poi vediamo, perché qualcuno mi aveva anche chiesto se facciamo qualcosa in live, insomma. Possiamo vedere magari più avanti, dipenderà da come sarà anche eventualmente il multiplayer, se uno volesse organizzare qualcosa magari anche con i subscribers dell'altro sitozzo. Mi raccomando, voi se volete anche abbonarvi dall'altro sito potete farlo anche con Amazon Prime in modo totalmente gratuito, quindi a voi non costa niente, basta collegare l'account a quello di Amazon e vi potete abbonare gratuitamente. Poi vediamo se tra i subscribers eventualmente ci uscirà qualcosina. Poi vediamo se riesco ad organizzarmi sicuramente qualche cosa in più, magari quando siamo un po' più avanti nel gioco, perché giustamente nelle fasi iniziali c'è tanta tanta roba da che vi voglio far vedere qui ad episodi classici, naturalmente. E poi ci saranno una marea di eventi da fare quando andremo sempre più avanti con il gioco, e quindi può darsi che ci sarà anche qualcosa fatta in live, anche per provare un po' il multiplayer, qualche modalità particolare magari da fare in compagnia. Insomma, vediamo un pochino. Voi nel dubbio seguitemi anche lì, perché tanto comunque indipendentemente da tutto ci stanno anche tante altre serie, tanti altri videozzi da fare. E comunque, prima gara conclusa, direi che per il momento va bene così a livello anche di difficoltà, poi ci andiamo a regolare eventualmente. La nostra Huracan ha fatto una bella figura, quindi bene così, il nostro Ughino barra Alex debutta bene. Come detto, magari una riverniciatina, la Huracan verde acido, ce la vedo meglio. Poi vabbè, naturalmente ci saranno anche tante modifiche da fare lato hardware, hey, non solo di estetica. Allora, aspetta, andiamo ad aprire la mappa e eventualmente vi vado a segnare già la prossima gara che possiamo fare. Proviamo a fare qualcosa di extra, inteso come non su pista. Not bad. You'll find all the latest Horizon events on your map. Go explore. Have fun. Esploriamo, non ti preoccupare. Intanto l'aereo l'hanno parcheggiato qui. Come detto, in queste prime fasi ci andiamo a vedere un pochino anche queste fasi di passaggio tra una gara e l'altra. In questa zona, diciamo, questa è una zona un po' più desertica, se vogliamo. Mi sono perso il cartellone che potevamo tranquillamente prendere. Vabbè, tanto ci ripasseremo un bel po' di volte. Per quanto riguarda le stagioni, anche qui ci sarà naturalmente il cambio delle varie stagioni. Non so ogni quando ci sarà. Immagino che adesso siamo nella stagione estiva. Si può vedere, immagino, da... pure nella... i cartelloni. Scusa, ma invece di... Capisco che siamo con una Lamborghini Huracan, ma... un po' di deserto sotto la scocca glielo vogliamo far sentire. Aspetta, volevo vedere se beccavo la luce giusta per la cosa di Scari e quant'altro. Punto. Allora, vediamo di mettere un punto anche qui. Un po' di... Tieni subito 25.000 crediti. Allora, crediti pure, stiamo messi belli sportiveggianti, Aspetta. Allora, partecipiamo all'evento, sempre giocatore singolo, cross country, quindi insomma ci vuole qualcosa un po' più da fuoristrada. Queste sono quelle consigliate.
Consigliate, consigliate. Allora, io andrei con questo. Questo fa parte del pacchetto di benvenuto. Abbastanza off-road. Questo è il Bronco. In questo l'abbiamo provato in versione normale, stradale. Non mi dispiace, molto American style. Questa è versione un po' più estrema, se vogliamo. Proviamolo, proviamo. È di classe A. Quindi andiamo a vedere il Bronco tamarrato. Un po' prototipo, se vogliamo, anche futuristico per alcuni aspetti, un po' Parigi Dakar per altri. E lasciamo sempre la stessa difficoltà e vediamo un pochino cosa riusciamo a combinare anche con questo mezzo piuttosto aggressivo. Non siamo i soli ad avere il Bronco. Attenzione. No, io comunque continuo a dare un'occhiatina in giro perché rimango sempre abbastanza entusiasta lato grafica. Grande, grande così. Ci aiutiamo tra bronchi, eh. Che fa? Non t'aiuti. Attenzione qui. Curva un po' troppo larga, direi. Anche i primi due erano Bronco comunque. Stanno tutti belli attrezzati, pure loro. Vai, va. E qui si rischia un pochino, eh. Qui si rischia un pochino, attenzione. Qui invece è una gara a percentuale, quindi stiamo un po' accorti. Cerchiamo di prendere i palettini anche in derapata, con una leggera sportellata agli avversari, che in amicizia si fa sempre. Guarda qua che bel paesino lì sotto. Guardalo lì, con dei Bronco che volano. Guarda là, come se piovesse. Piovono Bronco. Guarda, oddio, dove sto andando? No, stavo a prendere la strada, ma in realtà a noi non servono strade. Non voliamo, ma oddio, in realtà sì. Attenzione, danno battaglia, sorpasso aereo, ma siamo ripresi subito la posizione. Siamo all'80%, quindi adesso non dobbiamo perdere posizioni. Prendiamo la curva piuttosto larga in modo tale da tagliuzzare poi qui sul paletto, neanche fossimo Alberto Tomba. Qual è? Retro style. Guardate anche le pozzanghere, l'acqua, i riflessi. Stanno fatti benissimo, stanno fatti benissimo. In questi primi video naturalmente andremo anche a godere di quello che è l'aspetto estetico del gioco. E noi siamo su console, comunque ve l'avevo detto, siamo su Xbox Series X, perché effettivamente nel primo episodio vi ho detto che uscirà gratuito con il Game Pass, poi sarà disponibile anche su PC, insomma. Però noi siamo su Xbox Series X, come ho detto, modalità prestazioni, è già visivamente uno spettacolo. Poi proveremo anche in alcune occasioni più avanti anche la modalità qualità, e con un frame rate leggermente più basso, ma naturalmente visivamente. Senti, pure questo però, lascia fare. Oye, amigo, this is a fast travel board. Smash them to get a discount on fast travel. Smash them all and Horizon will cover all your expenses. Dale. Tutti mi sembra un po' eccessivo, Tutti mi sembra un po' eccessivo. Allora, andiamo a vedere quale potrebbe essere la prossima gara. Allora, ce ne sono. C'è questa qui che è Sentiero di Deserto. Allora. Qua, ecco, ad esempio, qua magari possiamo anche... Ah no, c'è questa qui che è simile a livello di tipologia. Quindi è inutile andarci a fare mille. Possiamo arrampicarci qui? Ce la fa il Bronco? Ma c'era bisogno di chiederlo? Il Bronco... Naturalmente. Dov'è il cartellone? Di qua? Ah, eccolo qui. Oh, c'è un bel motorino sto Bronco. Non gira per niente, ma turn left. Un po' di freno a mano. Però a livello di potenza non ha niente da... Guarda qua come arriviamo con stile. Un po' lento. Corsa mista di Mouliger. Sempre giocatore singolo, sempre con
una delle auto consigliate. Allora, qui andiamo un po' sul mix. Come detto, è corsa mista, quindi un po' off-road, un po' su strada. Ci starebbe in realtà la Ford Escort che abbiamo provato. Però che fa? Non la provi la Mitsubishi Lancer Evo? Dai, con la mi stupisci. Andiamo anche con stile. Quindi ci fa... Ma questa presentazione è per ogni gara o semplicemente quando usiamo la prima volta un'auto? Non lo so, però è bella questa panoramica di questa Mitsubishi con... un colore che mi garba su questa Lancer. Sulla versione precedente, che è quella lì davanti, non questa qui a destra, ma quella in quinta posizione, che forse è il modello che a me piace di più, ve l'ho sempre detto, mi ci garbano più colori accesi. Questa qui che ho appena tamponato, questa colori un po' più accesi. Mi ricordo che era anche in altri videogiochi la utilizzavo, classico, non mi ricordo se Underground, una cosa del genere, dove avevo fatta un verdone non acido, non acido, molto particolare. È uscita una livrea veramente bella bella. E... però si presta molto più al tamarraggio rispetto a questa versione di Lancer, che è un po' più elegante, se vogliamo, meno tamarra, diciamo così. Peccato che sia uno di quei modelli che purtroppo non saranno più facili, non ci saranno più Mitsubishi, con quale tristezza ve lo posso dire. Stessa cosa che è accaduta con... che poi non so se ci hanno ripensato, ma credo di no, anche con la Viper, che è stato un colpo al cuore, non ho deciso. Però lì è da un punto di vista, diciamo, della sostenibilità, la Viper giustamente, un motorino sotto il cofano, 8000 di cilindrata, diciamo che per come stanno andando le cose lato motori, non era propriamente qualcosa di sostenibilissimo, diciamo così. Però piange sempre il cuore quando accadono queste cose, quando si lascia una tipologia di auto che a suo modo è stata un'icona. Cioè, non so voi, però la Viper è stata una delle mie auto preferite, sempre partendo in ambito videoludico, da quando ero ragazzino. Però la Viper è sempre stata una di quelle auto che ho amato dal punto di vista dell'estetica, dell'aggressività, della potenza. Poi, per carità, anche nella realtà bellissima e tutto, è una di quelle auto estremamente inguidabili e meccanicamente non propriamente il top, diciamo. Però insomma, per quello che è, anche rapporto qualità-prezzo, molte americane hanno tante hanno un rapporto qualità-prezzo molto buono rispetto alle supercar magari europee. Ma basti pensare anche alla Corvette, la Corvette che abbiamo guidato all'inizio. Cioè, non è che te la regalano, però comunque per l'auto che è tanta roba. Il classico è la Mustang è sempre venduta a prezzi, dal nostro punto di vista possiamo quasi dire budget, perché comunque è un'auto iconica che in patria nell'arco degli anni è stata venduta sempre a prezzi abbordabilissimi, se vogliamo, rispetto, come detto, ad eventuali supercar che noi possiamo magari immaginare qui, poi indipendentemente dal fatto che import costavano comunque uno sfacello, oltre al fatto che quelle costano uno sfacello lato mantenimento. Stessa cosa appunto la Viper. La Viper, sì, come detto, rapporto qualità-prezzo, diciamo, buono, anche se qualitativamente a livello di guidabilità non è mai stata sta gran sicurezza, le Viper a livello di facilità di utilizzo non sono propriamente user-friendly, diciamo così, magari nelle ultime versioni un po' più fattibili, ma nella classica versione che era GTR del 99, una cosa del genere, della serie, sali, tu parti, poi vedi se arrivi, se c'hai il manico, ma non sempre questione di manico, perché appunto era una di quelle auto discretamente pericolose. Stiamo chiacchierando adesso perché in questa gara questa Mitsubishi Lancer ha fatto veramente una prestazione devastante. Forse si potrebbe aumentare un pochino la difficoltà dell'intelligenza artificiale.
Al momento non stiamo avendo troppi problemi in lato guidabilità, anche se abbiamo con traction control disattivato. Poi dipenderà naturalmente dalle auto. Per quanto anche queste qui che abbiamo utilizzato sono discretamente potenti. In realtà il controllo trazione è il problema, la mancanza del controllo trazioni. Il problema te lo darà quando andrai a personalizzare le auto. Vi ricordate la mitica 500 verde sportiveggianza? Che era devastante perché continuava a slittare come in tutte le marce. Quindi sono quelle le auto che ti mettono un po' più in difficoltà dal punto di vista della mancanza dei controlli. Dica. Grazie. Sì, mi fa strano che il nostro personaggio parla comunque. Non so voi. Allora, vediamo un pochino. Questa qui la vogliamo andare a fare? Come ci organizziamo? Allora, direi, visto che qua ci sono dei... Facciamo così. Mi posso spostare al festival? 9000 crediti? Eh no, non si fa così però. 9000 crediti è eccessivo. Madonna, senti il sound. Poi quando non sei in gara te lo godi ancora di più perché sei in solitaria. E anche il sound degli pneumatici. Ah, sta là il cartello delle... Come via? Saltando da qualche parte. Senti la music messicana proprio, il sound messico style. Madonna. È bello il sound così. Tanta roba. Facciamoci anche quella gara lì. Ogni tanto ci facciamo qualche guidata anche da la visuale dall'interno. No, così il sound te lo godi in solitaria. Facciamo cantare un pochino la Mitsubishi che perde lo specchietto, ma non ci serviva, quindi un'altra ruota della fortuna abbiamo sbloccato, signori. Mettiamole da parte. Beh, va anche discretamente fortino, eravamo quasi a 300, poi giustamente la curva proviamo a farla. 400 meters, turn left. Un po' di derapata. Ce la mettiamo. Come detto, ci siamo fatti un po' anche di giro, punto abilità, ottenuto vantaggio. Vabbè, questa non la metto. Oddio, anche se il primo su una determinata auto conviene perché ci dà subito esperienza o altri bonus. Comunque partecipiamo all'evento. In questo caso torniamo con le auto classiche. Allora. Beh. Anche questa, la Corvette Z06 del 2002, me la ricordo discretamente inguidabile, se non erro. Pacchetto di benvenuto. Allora. Vabbè, signori, però ci sta. Proviamola. Tanto pian piano proveremo un po' tutte. Queste qua sicuramente avremo più occasioni per provarle. Ma una Corvette anche ci può stare. Abbiamo provato la nuova Corvette, la Z8, nona generazione, mi sa che sono arrivati. Guarda con quali auto americane ci ha messo. Tutto American style. Aumentiamo un po' la difficoltà. Magari farla con molto abile. Farlo con la Corvette non so se sia la cosa migliore, ma vediamo. Ci ha cambiato auto, avversarie. Vediamo. Non ci ha messo più Corvette, mi sa. Anche se insomma, che giustamente cofano bello lunghetto, visto che il motorone qui è anteriore. Guarda questa qui, classica americana
Dai. Classica auto americana della police. Sotto copertura, attenzione, che fa, tampona. State calmini lì dietro, eh. Allora, sono tre giri, quindi Ughino, cerchiamo comunque di gestirla questa corvette, eh. Attenzione che abbiamo... c'è pure la Viper lì davanti. Non era tra le nostre consigliate. Quella Viper lì è forse... Allora, per carità, le ultime belle belle... Quella è forse quella vecchia che mi ha fatto innamorare di più, perché poi c'era anche... No, lo abbiamo mancato? Qua dobbiamo farci un po' le misure. Pensavo di sfiorarlo e prenderlo... Di solito se sfiori... No, dobbiamo almeno prendere il... Fogliettone qua. Quella mi piaceva da morire. Quella mi piaceva da morire perché poi hanno fatto la versione cabrio. Ma la versione cabrio non mi piaceva perché vedete il posteriore di quella lì, magari quando ci avviciniamo si vede meglio. Era troppo arrotondato e per me era a dir poco brutto. Ma a dir poco brutto. Il frontale dell'ultima versione mi piace di più perché qui invece era il frontale molto arrotondato, però ci poteva stare. Il frontale arrotondato non mi è mai dispiaciuto. Il posteriore invece di questa versione rispetto a quella cabriolet mi piaceva di più. Calcolate che insomma sono passati pure 20 anni, signori. Davanti, guardala là, cioè c'ha pure la sua età. Ci sono alcune auto che invecchiano meglio, alcune auto che invecchiano peggio. La Viper forse non è invecchiata benissimo a livello stilistico, eh. Non è invecchiata benissimo a livello stilistico. E l'ultima versione che era uscita sul mercato è... Nettamente, se te le mettono davanti, quale scegli? Beh, l'ultima versione era bella. E parlando solo di estetica, stiamo rimanendo sul lato estetico. Ci sono altre auto invece che invecchiano più o meno bene. Per dire, la Corvette del 60, la Stingray del 63-67 era, non mi ricordo. Perdonate che, come detto, la mia memoria ha un po' di lacune. La Corvette Stingray del 67, mi sembra, a mio modo di vedere, è la più bella Corvette. Ce n'era anche una del 50 e qualcosa che non era affatto male, ma quella lì la... Poi l'andremo a vedere, perché come detto, poi magari dirò baggianate, capiterà, ma... Oh, sapete che si guida meglio del previsto sta Corvette? Ma a parte che ci siamo fatti tutta la curva in derapata e poi abbiamo preso il muro, ma... Pensavo peggio. Pensavo nettamente peggio. Si è difesa molto molto bene. Quell'altra Corvette aveva un classico colore molto retro, eh? Bellissimo. E no, adesso andiamo a vedere la Corvette che vi dicevo. Almeno mi tolgo sto dubbio perché non mi ricordo. Non mi ricordo. Comunque, signori, mi sto infognando. Mi sto infognando tantissimo e... Ah, questa ce l'ha sbloccata direttamente lui. La voglia di collezionare queste auto è sempre più prepotente. Camaro ZL1. Ci sta, ci sta. Quando ci regalate auto noi siamo sempre ben felici di riceverle e poi di provarle. Anche se nei Forza molto spesso non le riusciamo a provare tutte, perché riusciamo ad accumulare e compriamo tante di quelle auto che... Allora, collezione auto mi ha aggiunto per l'appunto questa qui. Ok, torniamo indietro perché andiamo a questo punto a vedere. Vai a casa, ruote della fortuna, ce le sblocchiamo la prossima volta. L'evento adesso non lo faccio, voglio vedere un attimino un'altra cosa. Maestria dell'auto cos'è? Ah, possiamo sbloccare questi, in realtà ce n'ha dati 3. Qua cosa ci dà? Ottieni subito 2000. Vabbè, questa va bene, poi nel caso le sblocchiamo su altre auto. E voi eseguire un trasferimento? Vabbè, andiamo verso il festival. Ok, tanto comunque le altre gare erano in zona. Post auto, case d'asta. Allora, ok. Ancora il pin. Allora, andiamo. Poi ci fermeremo a vedere un po' più nello specifico. Mancano purtroppo le buone Abarth, signori. Purtroppo mancano le Abarth.
Io spero che magari possa uscire un DLC successivamente, perché senza Abarth, senza la mitica 500, io non mi sento a mio agio. Non mi sento per niente a mio agio. Comunque andiamo a vedere, eccola qui, del 67. Oh signori, ci ho beccato. Mentre l'altra che vi dicevo del 50 non c'è. No, queste vanno credo anche a data. Per me questa qui è la Corvette più... Posso vederla senza acquistarla? Come funziona? No, non voglio acquistarla. Volevo dargli un'occhiatina solo. Dai. Di che stiamo a parlare? Belle anche le successive. Ma questa... è un'opera d'arte. Mo' perché stavamo a guidare le Corvette, perché poi ce ne stanno tante altre. Però dai, di che stiamo a parlare. Poi se ci metti i cerchi a raggi è un'altra cosa pure. È anche un'altra cosa. Le classiche, signori, le amo. Con questo colore è il top. Bella bella, bella bella. Comunque fatemi vedere, ma credo che non ci sia comunque Fiat. No, la Fiat non c'è. E niente. Vabbè, senza arrivare poi, come detto, pure le Ferrari. Guarda qua che roba. Siamo freschi a collezionarle tutte. Queste costano tanto. Allora, la California costava 18 milioni e mezzo, signori. Abbiamo avuto una fortuna. Vi dicevo, abbiamo avuto una fortuna immane a sbloccare la Ferrari 250 California, perché 18 milioni e mezzo. Certo, se andiamo poi a questa qui sotto, la testa rossa, 16 milioni... 16,4? Addirittura, io pensavo costasse di più della California. Forse era la Ferrari GTO che andava un po' più su con il prezzo. Ah, quindi abbiamo beccato la Ferrari più costosa di tutto il pacchetto, mi sa, eh? Sì, queste, vabbè, queste spicci. Queste spicci. ottimo. Oh, beccare la California. 18 milioni e mezzo di macchina gratis. Stai fresco a collezionarle, se no. Vabbè, ragazzi, io non mi soffermo troppo qua perché c'è della roba da starci veramente degli anni. Guarda che spettacolo. Guarda il transit. Chi è che non si ricorda il transit? Dai, ai vari mercati, quelli. I paesini, c'è stava il classico che veniva col Ford Transit, ma qualcuno si vede ancora girare, non messi benissimo, però era un classicone il Ford Transit. La Mustang non ne parliamo, va bene. E vabbè, signori, parleremo e vedremo questi veicoli in tantissimi altri momenti, perché ogni tanto andremo qui a fare una guarda qua. E come fai a non spulciare? E come fai a non spulciare? Pure qua si parla di bei milioncini, eh. Di Type 22 milioncini, insomma. Questa così poco? Quasi quasi la compriamo. E Type, anche una di quelle belle costosine. Beh, di Type. Beh, signori, ce n'è di roba da recuperare. La Miura? Un milioncino che fa, non ce lo metti? Ok, va bene. L'LFA la compreremo solo per ascoltare il sound. Che bel sound che aveva l'LFA, eh? No, vabbè. No, e che fa? Non te lo compri il tir per fare del panico? Lato Mercedes pure sta... Questa l'amo, questa è un'altra opera d'arte. Questa è un'altra opera d'arte. Posso vederla un po' più da vicino? Questa è un'altra di quelle che... Di che stiamo a parlare? Di che stiamo a parlare? No, più che altro volevo dare un'occhiatina agli interni, ma... Questa, vabbè, il classico... Eppure panna non è male. Anche se questa, vabbè, il suo è questo qui, senza ombra di dubbio. Però... Anche questo. Vabbè, signori, niente. Qua penso che ci perderò le prossime annate a vedere queste auto. Ci
Noi a questo punto, ragazzuoli, ci vediamo con il prossimo appuntamento. Spero che questo video vi sia garbato. Andremo a fare qualche altra gara prima di arrivare al momento che avevamo visto nel finale. C'è un altro che sta parcheggiato qui fuori. Sì, ok. Ci eravamo lasciati lì nell'anteprima che dovevamo andare a vedere una casetta. Quindi immagino che dobbiamo fare ancora un'altra garetta. Qua un po' di drift con la Corvette, ci sta tutto. Ragazzi, allora, come detto, mi raccomando, lasciate like e condividete per supportare serie e canale. Seguitemi su tutti i social, altro sito per le live, mi raccomando. Se volete abbonatevi con il Prime a gratis. E seguitemi anche su Instagram. Noi ci vediamo alla prossima con Forza Horizon 5. Un saluto a tutti da Quel Taleale.